La Commissione Bilancio si è riunita quotidianamente per affrontare sia il nodo del pacchetto finanziario, poiché si avvicina la scadenza dell'esercizio provvisorio il 31 gennaio, sia per raccogliere le osservazioni del Collegio dei Revisori. La conferenza dei capigruppo, dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale TAR che ha annullato l'esito delle elezioni regionali del 2010, ha ritenuto che, sulla scorta del parere degli uffici, sia opportuno limitare l'attività alle questioni indifferibili e urgenti. La vita di una regione raccontata in bianco e nero, dal 16 gennaio all'11 marzo 2014, nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. Al Museo Diffuso della Resistenza di Corso Valdocco sono state presentate le iniziative per il Giorno della Memoria 2014, ricco il programma di appuntamenti tra celebrazioni, musica, teatro, convegni. A Palazzo Lascaris il 20 gennaio la presentazione del libro 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani. Un calendario lungo 24 mesi per aiutare le donne operate di tumore e ricordare quelle a cui sono intitolate le vie di Torino. Lo ha presentato a Palazzo Lascaris l'associazione Futuro Rosa Onlus. Regaliamoci oggi serenità autentica per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti sanitari delle donne operate al seno o all'utero. Cerimonia di premiazione a Palazzo Lascaris della 7ª edizione del premio giornalistico Piemonte Mese. Tre le sezioni: cultura, storia e ambiente, economia e artigianato, enogastronomia. Gli articoli vincitori e menzionati saranno pubblicati su piemontemese.it nel corso del 2014. Il mondo contadino di ieri e di oggi fra spiritualità religiosa ed etica della terra. Questo è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, a Torino in via Arsenale, fino al 19 febbraio.